Vi racconto una cosa stupida che ho fatto prima di uscire. Ho lasciato la mia ultima bottiglia d'acqua nel freezer. Quindi adesso devo aspettare che si sciolga prima di berla. Possiamo iniziare. Ciao a tutti e bentornati sul canale. Dopo l'introduzione, se la Sant'Anna volesse sponsorizzarmi, io sono pronto a tutto. Ma sono sempre pronto a raccontarvi delle partite di ieri. Ci eravamo abituati ad avere delle qualificazioni a sorpresa in questo mondiale e il Belgio stava combinando qualcosa di grosso ieri, facendo qualificare il Giappone. Però alla fine sono passate le due favorite, cioè Brasile e Belgio, e questo sarà il prossimo quarto di finale. Il Brasile ha superato la coriacea difesa del Messico grazie alla prestazione di Neymar, colpevole di qualche piccola simulazione, ma alla fine ha segnato un gol e fornito un assist a Firmino per il gol del 2-0. Tra l'altro, lo sapevate che il Messico è la squadra tra coloro che non hanno mai vinto il mondiale ad aver disputato più partite nella competizione. L'altra partita di ieri è stata Belgio-Giappone in serata. I giapponesi sono riusciti a imporsi per 2-0 subito dopo la ripresa, con un gran gol tra l'altro di Inui. Ma successivamente il Belgio è riuscito ad agguantare il pareggio con i gol di Fellaini e Vertonghen, e addirittura al 93esimo è riuscito a segnare il gol qualificazione sfruttando una brutta difesa del Giappone in ripartenza. Detto questo, andiamo a vedere chi è stato il protagonista della giornata. Il giocatore del Barcellona si dimostra uno dei più grandi talenti sulla faccia del pianeta. E se la sua squadra non dovesse subire infortuni gravi come quelli accaduti nel 2014, potrà essere una valida candidata per il titolo di campione del mondo. Prima di dare la parola al mio amico Riccardo, che vi parlerà delle partite in programma per oggi, voglio lasciarvi con un'altra curiosità. Lo sapevate che il Giappone ha partecipato a un'edizione della Copa America nel 1999? Purtroppo non è riuscito a passare la fase a gironi e quest'ora staremo parlando del Giappone, una squadra asiatica, come campione del Sud America. Strano, eh? Sono Riccardo e vorrei ringraziare Francesco per avermi nel suo canale. E domani alle 16 ci sarà Svezia-Svizzera e il mio pronostico è 2-1 per la Svizzera. E domani alle ore 20 invece ci sarà Inghilterra-Colombia ed il mio pronostico è 3-1 per la Colombia. Ciao, grazie!